Ciao a tutti, sono Vittoria, ho 28 anni e vivo a Milano. Nella vita mi occupo di creare ed erogare corsi di formazione in una società multinazionale americana per tutti coloro che sono in cerca di un'occupazione. In tutto ciò sono anche genitore a distanza da ben 2 anni, quando nel 2020 ho deciso di intraprendere questo percorso. È da tanto tempo che ho in mente di svolgere un'esperienza di volontariato e di supportare o sostenere tutte le popolazioni che insomma sono più sfortunate di noi. Durante il periodo del Covid avevo voglia di mettere in atto questo mio sogno e soprattutto di sentirmi più utile per tutte le persone che in quel momento stavano vivendo una situazione molto complicata. Così ho deciso di andare su internet per trovare quell'associazione che avrebbe rispettato i miei ideali, i miei valori e soprattutto mi avrebbe ispirato fiducia, soprattutto per intraprendere un percorso appunto di questo tipo. E così mi sono imbattuta appunto in Alice for Children, che subito mi ha ispirato fiducia, gioia anche e stabilità. Quindi una volta trovata l'associazione ho deciso di inviare la richiesta per sapere tutte le informazioni relative all'adozione a distanza e sono stata subito richiamata. Mi sono stati spiegati tutti i dettagli riguardanti questo percorso e da lì a poco ho preso la mia decisione. E infatti mi è arrivata la bellissima notizia che avrei adottato Naomi, una bellissima bambina di 8 anni, ovviamente adesso ne ha 10, che vive con la sua mamma e la sua sorellastra. Ovviamente, nonostante questo, ha comunque bisogno di un supporto, per la scuola, per il cibo e anche per delle cure mediche, perché soffre appunto di una malattia chiamata anemia falciforme, che va tenuta sotto controllo e quindi il supporto medico è essenziale. Quindi da lì è iniziata la mia avventura con Naomi, fatta di lettere, video, messaggi, perché l'associazione appunto ti dà anche questa possibilità di conoscere la bambina e questo devo dire che mi ha anche un pochino più unito a lei come pensiero, no? Il fatto di non averla qui, ma di comunque poterle scrivere quando volevo, rafforza di più questo rapporto. Un'altra cosa per cui sono super felice è che tra una settimana finalmente realizzerò un altro sogno, quello di partire insieme all'associazione per Nairobi, dove insieme ad altri genitori a distanza potremo finalmente conoscere i bambini che sosteniamo, stare con loro, giocare con loro e soprattutto toccare con mano anche tutti i progetti che Alice for Children porta avanti quotidianamente. Da questo viaggio mi aspetto emozioni fortissime, sia positivamente perché mi esplode il cuore di gioia solo al pensiero di andare lì, ma anche sicuramente situazioni che mi colpiranno emotivamente, come vedere per la prima volta le baraccopoli. È una situazione complicata, difficile e quindi vederla con i propri occhi sicuramente sarà impattante. Nonostante questo, però, questo è un viaggio che aggiunge ancora più valore a quello che per me è l'adozione a distanza, che se dovessi racchiudere in una sola parola, perché ce ne sarebbero tante, però io sceglierei proprio responsabilità. Perché nonostante la distanza, nonostante Naomi non sia con me quotidianamente, io mi sento responsabile di una persona, anzi di una ragazza che ha comunque bisogno di me. Questo supporto è fondamentale, essenziale, quindi io quotidianamente mi sento una responsabilità piacevolissima che mi riempie di gioia e mi rende anche soprattutto grata per questa possibilità e anche grata ad Alice for Children.